È morto Matteo Messina Denaro. Chi era costui? Era un famoso boss che aveva 61 anni di età. Era precisamente un boss di Cosa Nostra. Da tempo era purtroppo malato di un tumore al colon. Fu arrestato il 16 gennaio, dopo ben 30 anni di piena latitanza. Si è spento all'ospedale di L'Aquila in Abruzzo, dove era ricoverato da ormai agosto 2023. Da 3 anni aveva un tumore al colon. Venerdì era stato dichiarato come in coma irreversibile. I medici, quindi, sulla base anche delle volontà, le ultime del paziente in questione, diciamo che l'uomo avrebbe rifiutato l'accanimento terapeutico nei giorni scorsi e sarebbe stata interrotta la relativa alimentazione. Va bene? C'era stato un aggravamento pesante, importante. La sua situazione, infatti, di salute era letteralmente precipitata e non era assolutamente buona. Tra l'altro, aveva stabilito in vita che per lui non ci dovesse essere alcun tipo di funerale, forse perché se la sarebbe presa proprio con il mondo clericale, con la Chiesa cattolica. Va bene? Di lui si sa non molto, si sa poco, si sa soltanto che ha una figlia e che in qualche modo è stato proprio lui che fece delle cose non belle in anni addietro. Bene, pensate che viene considerato ad oggi, come è stato considerato fino a ieri, come l'erede di Bernardo Provenzano. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Utenti di YouTube, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi le vostre opinioni, ci tengo ad averle. Faccio presente che questo video non vuole, ripeto, sottolineo, non vuole ledere la privacy di Matteo Messina Denaro né della famiglia Messina Denaro, ma solo informare e basta. Nasce infatti solo per questo motivo, non per altri motivi. Un caro saluto a voi e oggi è il 25 settembre 2023.